Amici di Ante.it, buongiorno e un buongiorno anche ai tuoi carissimi amici, diciamo un po' il meglio della carta stampata, i colleghi Luca Bassotti e Betto Marinangeli per queste pillole di Mondo Calcio di mercoledì 21 dicembre. Comunque faremo un'altra apparizione perché apriamo un'altra gara importante, il 30, la seconda di giorno di ritorno con la Maceratese, quindi cercheremo di fare anche lì un qualcosa. Comunque ecco, ringrazio Betto e Luca anche perché sono quelli che seguono la Samp e l'intero campionato quotidianamente, sia Luca per il suo giornale e anche Betto per il suo. Allora, parlavamo prima a microfoni spenti che è un momento un po' così in casa Samp, anche perché è successo quello che abbiamo un po' sentito tutti, questo allontanamento di Diomedi, presidente che segue dal silenzio stampa. Diciamo che tra tante cose brutte, tra virgolette, abbiamo preso un ottimo punto a Pordenone, mettendo ancora una volta in evidenza Aridità, che pare il secondo rigore consecutivo. Sicuramente sì, devo dire che mi ha piacevolmente sorpreso la prestazione della Samp e anche il risultato ottenuto a Pordenone, perché con tutte le diatribe, con tutte le polemiche, le critiche che ci sono state prima dell'incontro in terra friulana, e avevo visto anche in settimana degli allenamenti particolari dove si vedeva che il morale non fosse altissimo, quindi mi aveva preoccupato particolarmente. Devo dire che invece ho visto subito una squadra aggressiva che andava a pressare molto alto gli avversari, ha trovato subito il gol con Sorrentino. Ha subito il gol del pareggio su una disattenzione, però la Sambettese è stata comunque sempre in campo, è stata fortunata nella ripresa con il rigore parato da Aridità, ma va anche detto che è stata anche sfortunata perché ha avuto un paio di occasioni con Mancuso che avrebbero meritato miglior sorte, e chissà, forse magari stavamo parlando anche di un risultato migliore per la Samp. Però questo è un punto che secondo me deve essere di ripartenza, certo, in un momento difficile dove la Samp era sommersa dalle critiche e dalle polemiche, e mi auguro e credo che possa riuscire a fare anche un risultato positivo a Padova. Sentiamo Betto se è d'accordo sulla disamina di Luca. Sì, diciamo che è stata una partita molto intensa da parte della Samp, ha avuto quelle occasioni anche per poter vincere la partita. Pordenone mi aspettavo qualcosina di più, ma grazie a questo al fatto dell'ottimo pressing a centrocampo, un po' la Samp ha giocato come le avversarie affrontano il rossoblù quando vengono a Riviera delle Palme, esatto. E cioè con pressione massima sul portatore di palla, sul playmaker avversario, e in questo modo si impedisce di ragionare e riuscire a colpire al momento giusto. Forse un po' troppo presto il gol di Sorrentino, comunque sono contento per il ragazzo che ha realizzato una bella rete e che almeno riacquisisce un po' più di morale ora che deve reggere da solo il peso dell'attacco rossoblù, visto che Fioretti è infortunato e non sarà neanche presente a Padova e poi a gennaio verrà ceduto. Ritorniamo con Luca, anche perché venerdì c'è questa gara a Padova, la prima di ritorno, e mancheranno Sabatino squalificato, ma sono diversi giocatori infortunati. Sì, Fioretti, Ferrario, Ento, queste saranno le assenze. Comunque Palladini troverà le giuste soluzioni per sopperire a queste defezioni. D'altronde Fioretti già domenica scorsa era comunque partito per Pordenone, ma non è stato neanche portato in panchina. C'è comunque Sorrentino che sta attraversando comunque un buon momento. Il dubbio può essere su chi sostituirà Sabatino. Lì c'è un ballottaggio tra Damonte e Zappacosta. Credo che Damonte possa essere il favorito. Per quanto riguarda Ferrario e Ntoo, sono lungo dei genti, quindi da tempo quindi, che sono diciamo, fuori. La difesa sarà un po' confermata. Ti chiedo, sicuramente però affronteremo un Padova diverso da quello che abbiamo affrontato all'andata a Riviera. Sì, è vero, perché dopo il brutto Padova visto a San Benedetto poi ha inanellato una serie di risultati che l'hanno riportata nelle alte sfere della classifica, però nelle ultime settimane non sta brillando particolarmente, e quindi penso che la Sambettese possa riuscire a conquistare un risultato positivo. Tra l'altro il Padova accusa anche delle assenze importanti, il difensore Cappelletti per squalifica, così come per squalifica sarà fuori la mezzala destra Mandorlini, oltre al fatto che un altro giocatore importante dello scacchiere tattico come De Risio molto probabilmente non recupererà,
e quindi sono tre pedine importanti per il Padova che vengono a mancare. Ok, Betto per chiudere. Ma è una partita importante per la formazione rossoblù. Padova in crescita, anche se non sta attraversando un grande momento in quest'ultimo periodo, campionato che è abbastanza equilibrato, è rientrato in corsa il Parma che lui la vittoria a Reggio, ha sconfitto per 2-0 la Reggiana, insomma si è tutti lì, la Samba 8 punti dalla vetta, un risultato secondo me che va roseo al di là delle più rosee aspettative, è una Samba che cercherà di chiudere insomma l'anno con almeno un paio di risultati positivi, anche perché Padova, e poi si giocherà il 30, il 30 con la Maceratese, e poi ci sarà il mercato di gennaio, la lunga sosta fino al 22 di gennaio, e lì ci saranno quegli accorgimenti di uomini, anche perché e di posizioni che richiede il presidente, l'aveva detto, se vanno via quattro elementi ne arrivano quattro e viceversa, l'ha detto, se entrano quattro escono quattro, se entrano tre escono tre, ed è da valutare adesso ciò che accadrà. Gli è stato proposto Paolucci, attaccante ex Ascoli, Siena, Catania, che è di Civitanova, che è di Civitanova Marche, ha detto non lo conosco, vedremo quello che accadrà dal 3 al il poi. Tempo ci sarà. Ok, io vi ringrazio tantissimo, gli auguri ce li faremo sicuramente sul campo di battaglia. Grazie, grazie Luca, grazie agli ascoltatori, esatto, di grazie anche a voi, arrivederci. A tutti.